Sempre al tuo fianco, ultima puntata. Marina è in pericolo di vita. Victor decide di ammettere il crimine che ha commesso anche con Ginevra e Patrizia. Effettivamente tempo prima ha fatto del male a qualcuno, perciò per lui arriva il momento di costituirsi. Victor decide di affrontare ciò che ha fatto e confessa tutta la verità alle forze dell'ordine. Per Victor si aprono le porte del carcere, considerando la gravità del reato, ma Ginevra promette di rimanere al suo fianco anche in questo difficile percorso. La donna ammette che ormai il suo sentimento va oltre quello di una semplice amicizia. Sara, intanto, decide di ufficializzare il suo fidanzamento con Renato e la sua decisione di tornare a stare con lui. La coppia sembra essere felice insieme, ma a non prenderla affatto bene è Massimo, che era convinto di poter tornare con l'ex moglie e di essersi molto riavvicinato a lei in precedenza. Intanto, a Stromboli viene attivato il piano di emergenza per le eruzioni vulcaniche. Sara deve subito attivarsi per salvare le persone ed ovviamente questa situazione le ricorda eventi spiacevoli del suo passato. Il vero shock per Sara arriva però quando scopre che tra le persone in pericolo c'è proprio sua figlia Marina. La ragazza è scivolata in un sentiero vicino alle bocche del vulcano ed è attualmente immobilizzata, perciò corre un serio pericolo. Sara si rende conto fin da subito che la situazione è gravissima e decide di intervenire personalmente, insieme ai suoi uomini. Per fortuna, grazie al coraggio della donna, Marina viene tratta in salvo. Dopo un duro confronto che coinvolge anche Massimo, Sara decide di andare a vivere con Renato e i due iniziano una convivenza pronti anche ad affrontare la malattia. Voi che cosa ne pensate? Che cosa vi aspettate dal finale di questa fiction? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.